Franca Valeri. Che giornata, ne posso più. Ninni Cicetti, tasi un momento che non sento manco il telefono. Anima, che disastro, come te canti stamane. Noi sei più vocalizzi, sono gargarismi, tesoro. Pronto, maestro? Senta, mio marito vocalizza così male stamattina, cosa sarà? Ah, ma è colpa sua, sa però, maestro, mi prende 5.000 lezioni con rispetto. Cosa vuol che sia per noi, vero? Ma è il principio, vero? E vien qui, prima cosa che fa togliere la pancerina elastica, anche il busto del cuoio, che il suo diaframma gli appoggiava tanto bene, adesso la voce naturalmente la va per conto suo, non incontra la resistenza manco di un viscere, vero? Ma io non devo dar retta a nessuno, proprio. Pronto, 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 pronto. Maestro, porco d'un caos, levi da mezzo che con New York in linea. Pronto? Se Waldorf fa storia, l'albergo proprio. No, dico che sia proprio quello del lusso, intendo. Non che sei altri, sì. Senta, sono la moglie del tenore Animelli. Buongiorno, direttore. Senta, carissimo, noi cantiamo al Metropolitan. Pensi, capisci che se quello nuovo c'è un buco al posto del vecchio. Che belli applausi che avevamo avuto là, che ricordi. Sì, senta, ero così in buone relazioni che col portiere e tutto. Allora, dicevo, noi se canta al Metropolitan... Sì, mi faccia pensare che ho tutte le date in testa, dunque, fra 4 mesi e un giorno, sì, il 4 febbraio esattamente. Stiamo 3 mesi, direttore, con 2 tappe a Chicago e a San Francisco, perché poi andiamo a Toronto, a Tokyo, a Rovisondoli. Ma quello ancora non lo ho firmato, perché se non mi danno la donna che dico io non lo mando. Cosa vuol, direttore, sempre ste sempie che fanno le tragiche, intanto che lui canta, van su e giù per la scena come che niente fosse... Le lega rovinate la Callas, direttore. Senta, l'ultima, non faccio nomi, nel mentre della romanza di lui, che la deve star giù ginocchioni, pentita, l'ha alzato 2 volte la testa e anche un dito. Come una minaccia, se figure, forse a me. Ah, che meraviglia che ha preso un do al volo in questo momento mio marito. Cosa cade do quell'uomo in sto periodo? Certo, certo, direttore, vengo al sodo. Dunque, lei mi deve riservare un appartamento come Dio comanda, lo voglio. Senta, direttore, me lo sposti di qualche grado rispetto all'asse dell'anno scorso, però, perché avevamo il sole una mezz'ora di troppo e l'aria resta un filin secca per lui, con tutto che porto i miei apparecchi per la ionizzazione. Scusi un secondo, direttore. Signora? Signora? Signora, è matta lei? Dico proprio a lei, cosa sta a fare in finestra tutta scollata, sbracciata, svergognosa? Mio marito recita, sa, domani. Non può veder donne, cara mia. Io sto accolata e velata, come vede in casa. Chiuda la finestra, ho detto, o se mette un maglione addosso. Arrivederla, direttore, siamo d'accordo? Sì, grazie, arrivederla, direttore. Ma guarda, un po' ste svergognate. Pronto? Pronto, avvocato? Animelli parla. Senta, qui bisogna cambiare casa, sa tesoro, non si può andare avanti. Non mi importa niente se ho fatto dorare anche i pavimenti, lascio tutto. Gioia, gioia, scusi, parla mio marito. Gioia, riposo, è scaduta la mezz'ora degli esercizi. Adesso silenzio assoluto fino a domani. Se ti ha bisogno qualcosa, scrivi. Dunque, avvocato, passi per i pannelli radianti che ho messo l'umido artificiale in tutte le stanze, vero? Passi per il cabinetto che abbiamo fatto un'accensione finta per salvare l'estetica. Passi per gli spifferi, che come sa ho fatto riparare le finestre di tutto il palazzo per non averne l'aria di quelle di sotto né l'aria di quelle di sopra, ma adesso mi sorge il problema della dirimpettaia, sa. Avvocato, lei mi trova il sistema di mandarla in galera o diamo subito la disdetta, vero? D'accordo, avvocato, arrivederla. Nini, vien qua che ti do le medicine. Scrive, no? Cosa ti vuol, caro? La cioccolata? Ma non se ne parla neanche che te fa acidità. Adesso poi usiamo che abbiamo l'iniezione, la lezione e l'inalazione. Cosa te ha scritto ancora? Il bagno? Vuol fare il bagno questo matto? Il bagno si fa a luglio dell'anno prossimo che non si canta in tutto il mese, un po' di coscienza. Andiamo fuori in autoblindo, sai Cicetti? Non metterti in mente di guidare, almeno lì gli spifferi non ce ne sono. Fammi vedere le maglie. 1, 2 e 3, sì. E la pancerina, va bene. Vai a metterti la sciarpa intanto che do un colpo a quell'altro matto.
Pronto, Vienna? Il maestro von Karajan, per favore. Tesoro, non muoverti così vestito, se no sudi. Ma come no, Gioia? Hai spostato il portacenere, ti ha chiuso il cassetto? Ancora un po' ti metti a fare la box? Maestro Secchi, animelli. Senta, maestro, per il trovatore tutto d'accordo, però mi abbassi la pira, sa? Vuol dire che le facciamo la bohème in tono quest'altr'anno? Ah, può star sicuro che ce la facciamo. Quest'estate andiamo a Salso. Grazie, maestra, presto, arrivederla. Monta in carriola, dai, Cicetti, che te porto giù. No!